Se volete acquistare crediti o FIFA Coins, Go FIFA Coins, link e codice coupon in descrizione. Ebbene ragazzi, in questo nuovissimo video qui è XNest, lo Softy NMF, e oggi siamo qui con lo Squad Building creato da voi. Questa sarà una specie di serie interattiva dove voi mi dite budget e campionato della vostra squadra dei sogni e io ve la farò in un video. Il budget di questa squadra si aggira intorno a 250.000 crediti, è una squadra veramente devastante. Ma partiamo subito, modulo 4-3-2-1, in porta signori Diego Alves, nella sua versione in forma con 90 di tuffo, 89 riflessi, 82 di presa, veramente un mostro e una sicurezza per questa squadra. Ma passiamo subito al primo difensore che è un vero spaccaossa, stiamo parlando di Pepe del Real Madrid, 88 di difesa e 81 di fisico. Poi 70 di velocità, quindi un difensore neanche molto lento. Secondo difensore Rafael Varane, sempre del Real Madrid nella sua versione normale, con 85 di difesa, 78 fisico e 77 velocità. Un difensore molto veloce, difensore anche molto ma molto buggato e che dire, una difesa molto solida, soprattutto accompagnata di gol messi in porta. Passiamo adesso a De Marcos, terzino destro dell'Atletico Bilbao. Terzino molto veloce e soprattutto molto buggato, 88 di velocità, quindi veramente un boldo, recupera molti palloni, 74 di difesa e 79 fisico, quindi non male e soprattutto che costa molto poco. Passiamo al terzino sinistro che diciamo quasi la fotocopia di De Marcos, stiamo parlando di Gaia, sempre 88 di velocità, 75 di difesa e 68 fisico, 68 fisico che può essere aggiustato grazie al ceiling di Sankara, che è uno dei stili di intesa migliori secondo me per i terzini. Adesso passiamo al centrocampo che è, diciamo, il pezzo forte di questa squadra. Prima centrocampista centrale Toni Kroos, non credo ci siano bisogno di presentazioni per questo giocatore. Centrocampista del Real Madrid con delle statistiche incredibili, 5 stelle piede debole, 80 di tiro, 88 passaggio e che dire, un giocatore veramente veramente molto forte. Pecca solo di quel 45 di velocità. Passiamo al secondo centrocampista. Ennesimo giocatore del Real Madrid, stiamo parlando di Isco nella sua versione COC, portata come CC a fianco al Toni Kroos, un giocatore veramente molto forte e soprattutto molto offensivo, worker tra l'altro normale e un giocatore veramente molto forte, l'ho provato molte partite come il resto della squadra e ne sono veramente soddisfatto. Terzo ed ultimo centrocampista, stiamo parlando di Andrés Iniesta, regista per eccezione. Anche per lui, anche se sono molto ripetitivo, credo non ci siano presentazioni. 73 velocità, 72 tiro, 87 passaggio, 90 dribbling, 4 stelle piede debole, 4 stelle mosse, abilità. Quindi, signori, un centrocampista doc. Passiamo all'attacco, un attacco veramente formidabile, soprattutto molto veloce sugli esterni. Come esterno destro, il buggato per eccezione, Williams dell'Atletico Bilbao. 92 velocità, 75 tiro, 73 passaggio, 79 dribbling, 79 fisico, 3 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità. Un giocatore veramente molto veloce che se se ne va di velocità difficilmente lo riuscirete a recuperare. Esterno sinistro parliamo di Carrasco dell'Atletico Madrid nella sua versione upgrade, veramente un giocatore incredibile, ho provato la sua versione 82 e mi sono trovato molto molto bene, figuriamoci la versione 84, anche se cambia veramente di poco, solo tiro e dribbling. 88 velocità, 78 tiro, 76 passaggi, 87 dribbling, 4 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità anche per lui. Adesso passiamo all'attaccante della Liga Santander, secondo me uno dei più forti, secondo solo a Cristiano Ronaldo, a TT e Suarez nelle tutte le sue versioni. Stiamo parlando di Ben Yedder. Nella sua versione in forma, signori, guardate che statistica, 85 velocità, 88 tiro, 82 passaggio, 88 dribbling, 70 di fisico, 5 stelle piede debole, quindi tirerà bene sia di destra sia di sinistra, walk rate alto alto, 4 stelle mosse abilità, piede preferito il destro, signori. Io ho provato questa versione quando ancora non era upgrade, rifacevo un gol a partita, quindi una squadra molto ma molto forte. Che dire, lo squad building è finito, mi raccomando, scrivete nei commenti se volete una squadra, mi raccomando, scrivete il budget o il campionato che voi preferite.
e io sono ben lieto di farvi la vostra squadra qui su Noi Male di Foot. E direi per questo video è tutto e noi ci becchiamo al prossimo video.